Il Valdugia supera 3-0 il Ponderano, sono qui con due dei tre marcatori, Filippo Capacchione e Paolo Poletti. Partiamo da Capacchione, com'è andata la partita? È andata bene perché innanzitutto abbiamo vinto, poi arrivavo da una settimana un po' tribulata perché ho avuto l'influenza e poi il mister mi ha messo in campo, però è andata bene, poi ho fatto segnare a Pole che si lamenta sempre, no? Che non gli passo mai la palla. E poi alla fine gli ho messo la palla, abbiamo fatto il 2-0 e poi ha segnato Vezzani il 3-0, però abbiamo giocato bene, dai. Come va questa convivenza con Capacchione? Difficile? Ah, la convivenza ce l'ho da 6 anni con Capacchione. E giochiamo assieme, sto bene con lui, sto col Tia. Davanti stiamo abbastanza bene, ogni tanto me la passa, poche volte. Su 9 gol gli ho dato 7 volte. E questo Valdugia dove può arrivare secondo te? Ma partita per partita, ogni tanto, domenica scorsa col Bogogna abbiamo buttato via dei punti perché secondo me meritavamo qualcosa di più, però possiamo far bene. Qui a Santa Consiglietta tu sei di casa, giusto? Quindi sei trovato anche meglio magari oggi? Sì, diciamo di sì. E Filippo, secondo te invece questo Valdugia dove può arrivare? Guarda, ti dico la verità, non siamo una squadra di nomi incredibili, però diciamo che abbiamo buttato via dei punti incredibili, perché io mi ricordo la partita con la Juve Domo, vincevamo 2-0 e abbiamo pareggiato 2-2 e quindi abbiamo perso dei punti. Contro Briga vincevamo 2-0 e abbiamo perso dei punti. Domenica scorsa vincevamo e abbiamo perso dei punti, con quei punti in più comunque eravamo là sopra. Però va bene così, noi ci giochiamo domenica per domenica, dove arriviamo non si sa, speriamo solo di essere sempre concentrati perché a noi ci manca quello. Secondo tempo pecchiamo di inesperienza magari, non lo so, caliamo di intensità diciamo e prendiamo dei gol, infatti abbiamo subito tantissimi gol, ogni partita abbiamo subito gol, però davanti facciamo sempre gol, ogni partita abbiamo sempre segnato tranne Oleggio e Omegna mi pare, poi lui non me la passa mai, arriva davanti alla porta, non me la passa mai, cosa devi fare? No, a parte gli scherzi, giochiamo, comunque quando è giochiamo bene. Poi io il calcio ogni partita, di soli smetti, ogni partita è a sé. Voglio chiedere un'ultima cosa a tutte e due, la squadra più forte che avete visto finora. Bravo! Sono d'accordo, perché hanno davanti dei giocatori, secondo me, incredibili, come Elka, che è, secondo me è un lusso. E poi c'hanno Lipari, Valsesia, in difesa sono dei buoni giocatori, comunque sono una squadra secondo me attrezzata. Poi anche la Furgol Valdengo mi pare che sono bravi perché hanno comunque il gruppo secondo me è da 4-5 anni che giocano insieme, quindi è una squadra molto quadrata. E poi vabbè anche l'Oleggio gioca bene a calcio, comunque ci sono 3-4 squadre che secondo me sono attrezzate. Grazie mille ragazzi. Grazie.